Dove mangiare a Barcellona? Io appena arrivo vado sempre al mercato della Boqueria, ideale per le persone che amano lo street food. Ci sono banchi di pesce fresco, carne di qualsiasi tipo e poi c'è la mia passione, le aceitunas. Qui hanno varie qualità di olive che sono buonissime, molto diverse dalle nostre e con un sapore particolare, dovete provarle. Provate anche il prosciutto iberico, che è il migliore in assoluto. Qui al mercato fanno prati ciconi dove mettono il prosciutto tagliato sul momento insieme al formaggio, ai grissini e al loro salame, così potete mangiare mentre passeggiate. Per i nomi delle nostre bancarelle di fiducia cliccate sul link in bio. Il tempo di una passeggiata sul lungomare e si va a cena in un posto molto carino che si chiama Rao. La particolarità di questo ristorante è che fanno solo tapas, che sarebbero degli stuzzichini, quindi sono pietanze normali come la paella, però servite in piccole porzioni. Noi abbiamo preso il pan con tomato, molto buono e particolare, perché sopra c'era una crema di pomodoro spettacolare. Poi abbiamo provato le papas brava, che sono delle patate con due salse, tra cui una piccante. Nel frattempo ci hanno portato le crocchette di prosciutto, sono tipiche qui in Spagna e all'interno c'è una specie di besciamella con appunto i cubetti di prosciutto, sono veramente buone. E la paella, che era davvero buonissima con l'aggiunta della loro salsa di avocado. Mi raccomando, soffiate e non fate come me che vi bruciate e non sentite più i gusti per 2 giorni. Infine abbiamo preso il polipo con purè alla paprika e salsa alle olive. Era morbidissimo e si scioglieva in bocca. Prima di andare a casa, un salto in spiaggia per vedere il mare di notte. Il giorno dopo colazione dei campioni da Churreria La Jetana, una delle migliori di Barcellona. Qui preparano sia churros che porras. La differenza tra i due è che i churros sono più piccoli e croccanti, mentre gli altri più grandi e morbidi. Sono buonissimi, noi li abbiamo abbinati con la cioccolata calda, ma si possono mangiare anche solo con lo zucchero. Assolutamente da provare. Una passeggiata alla Sagrada Famiglia e coincidenza vuole che proprio davanti ci sia Five Guys, dove fanno degli hamburger che sono eccezionali. Io prendo sempre il bacon cheeseburger con una valanga di patatine fritte. A cena siamo nel mio ristorante preferito di Barcellona, Mirabé, che offre una vista spettacolare. Noi andiamo sempre in un orario in cui possiamo vedere il tramonto, così ci godiamo ben 3 viste diverse durante una cena sola. Punto in più per il ristorante perché portano l'olio insieme al pane per inzupparlo. Come antipasti il polpo alla gallega e il mio amato gaspacio. Forse il migliore che abbia mai assaggiato, con pezzi di gamberi e avocado. È una zuppa fredda tipica della Spagna, fatta di pomodori, peperoni, cipolle e pane inzuppato nell'aceto. Il tutto tritato e viene fuori una bontà. Immancabile la paella e frutti di mare. E nel frattempo è calato il sole. Ci serviamo 2 bei piatti di paella, quella che fanno qui è davvero una delle migliori, molto buona. Infine, come dolce, prendiamo la cheesecake e ci godiamo l'ultima vista che è quella di notte. E via verso casa aspettando un nuovo giorno per mangiare. Il giorno dopo andiamo in un ristorante che è di fronte alla spiaggia, quindi ci fermiamo prima a prendere un po' di sole e a fare un bagno. Poi finalmente a pranzo al Camp Fisher. Io amo andarci a pranzo perché almeno puoi goderti la vista mare. Nell'attesa mangio tutte le olive che sono buonissime, poi le crocchette di gamberi con la loro salsina. Le adoro e ne mangerei 10 alla volta. Ovviamente arriva anche il pane con il pomodoro che non manca mai quando siamo in Spagna. Ho provato il loro gazpacho rivisitato alle ciliegie, sorbetto al lime e riso croccante, molto particolare. Come sempre, come piatto principale, la paella con il pesce. Un ultimo saluto alla nostra amata Barcellona e si torna a casa. Per tutte le informazioni dettagliate dei ristoranti, cliccate sul link in bio.